29 settembre 2023, tempo ordinario. Lettura dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 1, 47-51. In quel tempo, Gesù, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». Natanaele gli domandò: «Come mi conosci?» Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico». Gli replicò Natanaele: «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, credi? Vedrai cose maggiori di queste». Poi gli disse: in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo». Riflessione. Il Vangelo di oggi ci presenta il dialogo tra Gesù e Natanaele, in cui appare questa frase: in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Questa frase aiuta a chiarire qualcosa riguardo gli arcangeli. Giovanni 1, 47-49. La conversazione tra Gesù e Natanaele. Filippo portò Natanaele da Gesù. Natanaele aveva esclamato: «Da Nazareth può venire qualcosa di buono?» Natanaele era di Cana, che si trova vicino a Nazareth. Vedendo Natanaele, Gesù disse: «Ecco un israelita autentico, senza falsità», ed afferma che lo conosceva già quando era sotto il fico. Come mai Natanaele poteva essere un israelita autentico se non accettava Gesù Messia? Natanaele stava sotto il fico. Il fico era il simbolo di Israele. Stare sotto il fico era lo stesso che essere fedeli al progetto di Dio di Israele. Israelita autentico è colui che sa disfarsi delle proprie idee quando percepisce che queste sono in disaccordo con il progetto di Dio. L'israelita che non è disposto a conversare non è autentico né onesto. Natanaele è autentico. Sperava il Messia secondo l'insegnamento ufficiale dell'epoca, secondo cui il Messia veniva da Betlemme nella Giudea. Il Messia non poteva venire da Nazareth in Galilea. Per questo Natanaele si resiste ad accettare Gesù Messia, ma l'incontro con Gesù lo aiuta a rendersi conto che il progetto di Dio non è sempre come la persona se lo immagina o desidera che sia. Natanaele riconosce il suo proprio inganno, cambia idea, accetta Gesù Messia e confessa: «Maestro, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». La diversità della chiamata. I Vangeli di Marco, Matteo e Luca presentano la chiamata dei primi discepoli in modo assai conciso. Gesù cammina lungo la spiaggia, chiama Pietro ed Andrea, poi chiama Giovanni e Giacomo. Il Vangelo di Giovanni ha un altro modo di descrivere l'inizio della prima comunità che si formò attorno a Gesù. Giovanni lo fa narrando storie ben concrete. Colpisce la varietà delle chiamate e degli incontri delle persone tra di loro e con Gesù. Così Giovanni insegna come bisogna fare per formare una comunità. È mediante i contatti e gli inviti personali, ed è così fino ad oggi. Gesù chiama alcuni direttamente, altri indirettamente. Un giorno chiamò due discepoli di Giovanni Battista, il giorno seguente chiamò Filippo, che a sua volta chiamò Natanaele. Nessuna chiamata si ripete, perché ogni persona è diversa. La gente non dimentica mai le chiamate importanti che marcano la loro vita.
ne ricorda perfino l'ora ed il giorno. Giovanni 1:50-51. Gli angeli di Dio che scendono e salgono sul Figlio dell'uomo. La confessione di Natanaele è appena l'inizio. Chi è fedele vedrà il cielo aperto e gli angeli che salgono e scendono sul Figlio dell'uomo. Sperimenterà che Gesù è il nuovo legame tra Dio e noi, esseri umani. È la realizzazione del sogno di Giacobbe. Gli angeli che salgono e scendono la scala. I tre arcangeli, Gabriele, Raffaele e Michele. Gabriele spiegava al profeta Daniele il significato delle visioni. Lo stesso angelo Gabriele portò il messaggio di Dio a Elisabetta ed a Maria, la madre di Gesù. Il suo nome significa Dio è forte. Raffaele appare nel libro di Tobia. Accompagna Tobia, figlia di Tobit e di Anna, lungo il viaggio e lo protegge da tutti i pericoli. Aiuta Tobia a liberare Sara dallo spirito maligno ed a curare Tobit, il padre, dalla cecità. Il suo nome significa Dio cura. Michele aiutò il profeta Daniele nelle sue lotte e difficoltà. La lettera di Giuda dice che Michele disputò con il diavolo il corpo di Mosè. Fu Michele che vinse Satana, facendolo cadere dal cielo e gettandolo nell'inferno. Il suo nome significa chi è come Dio. La parola angelo significa messaggero. Lui porta un messaggio di Dio. Nella Bibbia la natura intera può essere messaggera di Dio, rivelando l'amore di Dio verso di noi. L'angelo può essere Dio stesso, quando rivolge il suo volto su di noi e ci rivela la sua presenza amorosa.